Capitolo 1. La storia. Il piatto protagonista di questa storia è uno tra i più misteriosi della cucina siciliana. Il sapore agrodolce tramandato dalla dominazione dei saraceni, che saranno stati anche feroci, ma ora i mangiare ci capevano assai, è la nota distintiva di un'antica tradizione in cui l'armoniosa sinfonia di aceto e zucchero crea disaccordo solo per la temperatura. Fredda o tiepida? Calda no, eh? D'estate con 40 gradi come va a mangiare sta cosa caura? Che abbia avuto origine nelle taverne o tra le cucine aristocratiche, fu la tradizione contadina a legarlo alla stagionalità delle verdure. Ma a decidere di cosa potesse essere composto il piatto lo chiarisce Murtillaro nella prima metà dell'Ottocento, che nel suo dizionario siciliano-italiano precisò: manicaretto o ventra del pesce, le petrociane, le melanzane, carciofi ed altri condimenti, e si mangia per lo più freddo o tra un piatto e l'altro per tornagusto o dopo i piatti caldi. Capitolo 2. La ricetta. Melanzane, sedano, cipolle bianche, pomodori ramati, olive verdi in salamoia, capperi sotto sale dissalati, pinoli, zucchero, aceto di vino bianco, basilico, concentrato di pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale fino. Per realizzarla, una cosa dovete saper fare: tagliare prima la cipolla, poi il sedano, lavate e asciugate le melanzane, tagliatele, anche i pomodori, e tostate i pinoli in una padella bella calda. Mettete a riscaldare l'olio d'oliva in un tegame a bordo alto. Siamo arrivati al punto di non ritorno, quello della frittura. Tenete presente che la frittura delle melanzane, poi, è cosa sacra se si considera che questa rappresenta in estate circa i 2/3 del fabbisogno giornaliero del meridionale medio. Friggete le melanzane così, dorate. Poi un bel soffritto di cipolla e il sedano. Rosolate e unite capperi, pomodori, olive e i pinoli tostati. Coprite e cuocete a fiamma dolce per circa 20 minuti. Ed ora maestria e senso di equilibrio finissimo nel mescolare tra loro aceto, concentrato di pomodoro e zucchero. Salate e via! Mescolate, alzate la fiamma e rimestate fino a quando non sarà evaporato il sentore di aceto. A fiamma spenta, ecco le melanzane fritte e le foglie di basilico a completare la sinfonia. Mettetela a riposare e servitela fredda. Non si può levare di mucca.